Benvenuti a tutti, Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto importante: come si fa a progettare delle tabelle complesse con i fogli di videoscrittura. Noi utilizziamo Writer, che è un programma che fa parte della suite LibreOffice, ma praticamente queste operazioni sono uguali anche all'interno di Microsoft Word. Allora noi vediamo, noi abbiamo questa tabella che sembra semplice, ma in realtà non lo è. È il PIL delle regioni diviso, no, in regioni del nord, centro al sud, e poi questo è l'anno e questi sono i dati, diciamo regione per regione. Come facciamo a riprogettare una tabella di questo tipo? Noi dobbiamo individuare quante colonne e quante righe sono. Ecco, in questi casi bisogna ricordarsi che bisogna andare all'opposto, bisogna contare da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto. Allora, quante colonne sono? Andiamo da destra verso sinistra. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Sono sei colonne. Non bisogna lasciarsi ingannare da questa cella che occupa tre colonne. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Quindi questa tabella ha sei colonne. Quante righe sono? Beh, intanto abbiamo le 20 righe delle 20 regioni, d'accordo? E poi abbiamo praticamente 1 e 2, vedete? Sono questi due livelli. Non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che questa cella occupa praticamente 3 colonne orizzontalmente e 2 righe. Quindi noi abbiamo in pratica una tabella che consta di 6 colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 22 righe. 20 righe sono le regioni 1 e 2. Andiamo a rifarla adesso con il nostro writer e vediamo come ci viene. Allora, la prima cosa che dobbiamo curare è l'impaginazione, perché vedete che nel foglio, solitamente quando viene aperto il programma, il foglio è verticale, è un foglio a quattro verticalmente. Allora, noi andiamo nella scheda layout, che si chiama appunto impaginazione, andiamo all'interno di orientazione e facciamo orizzontale. Ed ecco che ci viene messo in orizzontale. Suggeriamo in questo tipo di casi di fare anche un margine della pagina più stretto possibile, e vedete che si è ristretto, e poi vedete che il cursore viene messo in alto a sinistra. Noi dobbiamo collocare un oggetto al centro. Allora andiamo nel menu inizio e facciamo praticamente l'orientamento, vedete, l'allineamento al centro. Facciamo anche un po' di zoom, utilizziamo questo tipo di struttura per fare lo zoom, di modo che a casa vediate un pochino in maniera migliore. E adesso iniziamo a riprodurre questa tabella che abbiamo detto che è caratterizzata da 6 colonne e 22 righe. Allora, come si fa? Molto semplice. Dopo che abbiamo messo il cursore al centro, andiamo nel menu Inserisci e troviamo proprio una voce che è completamente dedicata alle tabelle. Invadiamo, vedete, e noi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne. Arriviamo fino in fondo, vediamo che il massimo è 15 righe, noi ne dobbiamo fare 22, ne aggiungeremo praticamente 7 a mano. Non ci vuole niente, si fa con il tab. Clicchiamo ed ecco che abbiamo fatto la nostra struttura. Adesso che cosa noi dobbiamo fare? Facciamo un pochino, tentiamo, ve lo voglio ingrandire per farvi vedere un pochino meglio e dopo rimpiccioleremo, così è troppo grande, così. Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Partiamo sempre da destra. Vedete che tre colonne in pratica sono occupate dall'unica cella anno 2020? Allora, noi che cosa facciamo? Sempre da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto per capire la struttura delle tabelle. Prendiamo queste tre colonne, noi le selezioniamo con il mouse, poi andiamo all'interno del menu tabella, che adesso ci si è materializzato, vedete c'è questa linea blu perché siamo all'interno di una tabella, e clicchiamo il tastone Unisci celle. Semplicissimo. Adesso qui possiamo fare anno 2020. Vedete, stiamo iniziando a progettare la tabella. Andiamo a selezionare la tabella, andiamo nel menu inizio e scegliamo un coloretto pastello, quello che sia. Va bene, abbiamo iniziato bene. Rivediamo bene qui che cosa succede. Vedete che qui c'è questa cella che occupa due righe verticalmente e praticamente tre colonne orizzontalmente. Allora andiamo a farla subito. Sappiamo che sono tre colonne, quindi facciamo così, 1, 2, 3, e andiamo sempre nel menu tabella e gli diciamo Unisci celle, e poi diciamo che sono, abbiamo detto, due righe, quindi dall'alto verso il basso selezioniamo, facciamo così. Abbiamo selezionato, vedete, due righe, di cui la prima è una sola cella e la seconda sono tre celle, e facciamo Unisci celle. Ed ecco che ci siamo. Vogliamo fare una cosa simpatica? Noi vediamo che il realizzatore di questa tabella ha messo la scritta al centro, non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente nella cella. Andiamo a trovarlo, è un pochino nascosto, noi non sappiamo bene perché. C'è, vedete, questa freccia qui, noi clicchiamo e vedete che c'è qui tutta la serie di pulsanti dell'allineamento orizzontale, vedete, e già è allineato al centro. E qui è l'allineamento verticale, quindi facciamo al centro.
Quindi è allineata al centro questa cella, sia orizzontalmente sia verticalmente. Vedete dove è andato il cursore? Allora, qui che cosa c'è? PIL delle regioni. PIL delle regioni. Noi la facciamo velocissimamente, non è che la rifacciamo tutta uguale, il video sarà molto breve. PIL delle regioni, a questo punto noi evidenziamo il test, abbiamo visto che il realizzatore di quella tabella l'ha fatto un pochino più grande, mettiamo non so a 18 e ha fatto grassetto e corsivo e gli diamo ancora una volta, lo selezioniamo, andiamo nel menu inizio e gli diamo un colore pastello, vediamo uno qualsiasi. Diciamo questo qua, d'accordo? Continuiamo con la progettazione della nostra tabella. Allora, noi vediamo che la cella nord praticamente invade quante righe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo subito a farlo. Prendiamo queste qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nel menu tabella, facciamo unisci celle e vedete che abbiamo creato la cella nord. Però la cella nord com'è? È sempre come quella di prima, orientata non solo orizzontalmente al centro, ma anche verticalmente. Quindi scriviamo il parolone nord, N invio o invio, R invio di invio. Facciamo così, la selezioniamo e abbiamo visto nel menu inizio, abbiamo praticamente grassetto corsivo e la mettiamo un pochino più grande perché c'entra. Possiamo farlo anche un 20, vediamo se c'entra. Ecco qua, poi andiamo a vedere, continuiamo la nostra progettazione. La parte del centro, quante righe invade questa cella? 1, 2, 3 e 4. Andiamo nella nostra progettazione, 1, 2, 3 e 4. Io ho premuto il mouse, lo mantengo premuto e seleziono 4 celle. Menu tabella, come sempre, unisci celle. Menu tabella, questa freccetta qua e gli diciamo allineamento al centro. E qui ci scriviamo, vedete, C. Invio E, invio N, invio T, invio R, invio O. Viene un pochino più grande, vedete questa cella qua. Allora noi che cosa facciamo? Selezioniamo questa, andiamo nel menu e lo riduciamo di modo che, vedete, la cella venga praticamente identica. Centro, la facciamo così, selezioniamo, facciamo grassetto e corsivo. Vedete, vi ricordate che il nostro strumento inserisci tabelle arriva soltanto alla riga quindicesima quando noi abbiamo visto che la progettazione della nostra tabella riguarda invece addirittura 22 righe. Che cosa facciamo? Ah, siccome noi abbiamo fatto 15 righe, ne dobbiamo aggiungere 7. Con il tab in alto a sinistra si fa verso la fine della tabella, si fa tab ed ecco che è creata una riga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Abbiamo manualmente aggiunto queste righe perché per una stranezza praticamente lo strumento aggiungi tabella ci consente al massimo di creare 10 colonne e 15 righe. In realtà in una 4 vediamo, abbiamo visto che ce ne stanno più, forse potevano arrivare fino al limite della 4, no? Messo in orizzontale o messo in verticale. Comunque questa è stata la decisione di coloro i quali hanno progettato questo strumento. Facciamo un pochino una zoomata, andiamo a rivedere la nostra tabella. Quante regioni occupa il sud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora andiamo qui, invadiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e come sempre andiamo nel menu tabella, quindi tutti gli strumenti relativi alle tabelle stanno evidentemente all'interno del menu tabella. Unisci. Come sempre noi vogliamo che il testo non sia solo orientato al centro orizzontalmente ma anche verticalmente, qui scriviamo sud. Qui abbiamo un pochino più, no? Possiamo fare un pochino il testo più grande perché la parola sud è un pochino più piccola, facciamo così. E che cosa facciamo? Andiamo in inizio, facciamo grassetto, corsivo e lo facciamo un pochino grandino perché la parola è corta. Possiamo farlo, va bene, 20 così. Adesso vediamo poi che cosa succedeva a questa parte qua. Vedete? Qui c'era questa parte qui con i numeri e questa parte qui, diciamo, con le regioni. Allora, usiamo gli stessi colori e facciamo, noi invadiamo tutta questa parte qua, la invadiamo per bene, cioè la selezioniamo con il mouse e scegliamo un colore pastello, vediamo uno che ci piace, quindi il nord lo facciamo tutto celestino, invadiamo questo qua, e facciamo sempre con uno sfondo della cella, lo facciamo tutto rosino, non so, e il sud. Invadiamo qua e con un altro colore che possiamo scegliere il verdino. Ecco che ci stiamo avvicinando. Vediamo un'altra caratteristica.
La parte della numerazione delle regioni, lasciamo perdere che poi qui ci sono i quadrimestri con tutti i dati numerici del PIL, ormai la tabella sta vedendo identica, è un pochino più piccola. Allora noi che cosa facciamo? Vedete, se ci mettiamo qua il puntatore passa dall'essere il cursore tipico a essere la doppia freccia orizzontale. Clicchiamo, manteniamo premuto ed ecco che gestiamo, no, la dimensione praticamente della colonna. Quindi abbiamo ristretto, tanto la scritta è verticale, restringiamo qua i numeri delle regioni, praticamente qui verrebbe, no? Ce ne mettiamo 1, 2, 3, eccetera, e gestiamo qua sempre, bisogna stare attenti, di trovare il punto esatto in cui il puntatore si modifica, vedete, e possiamo fare così. Allora, ecco, noi adesso ci fermiamo qui perché il video è venuto anche troppo lungo, perché tanto l'importante era replicare la progettazione, vedete, l'abbiamo replicata, la prima cella invade 3 colonne e 2 righe, la seconda cella invade semplicemente 3 colonne, poi abbiamo la cella nord che invade 8 righe, la cella centro che ne invade 4 e la cella sud che invade 8 righe, ed è così. E poi abbiamo semplicemente ridimensionato la struttura aspettando che il cursore diventasse praticamente una doppia freccia. Poi ovviamente possiamo salvarlo, e lo possiamo sia salvare, sapete benissimo come possiamo fare. Possiamo andare inizio, vediamo se andiamo su file, ce lo fa salvare come, salva col nome, e praticamente noi lo possiamo salvare sia in formato Open Document Text perché è LibreOffice, ma ovviamente lo possiamo salvare anche, vedete, come se fosse praticamente il DOCX di Word, nella stessa maniera, oppure ogni documento fatto con LibreOffice, praticamente noi se andiamo nella scheda inizio, o forse sulla scheda file, ecco, lo possiamo esportare anche come PDF. È semplicissimo, si clicca e praticamente si dice dove e viene subito immediatamente un PDF. Facciamo test, il PDF serve per non farlo modificare al destinatario di questo documento. Noi chiudiamo questo, vedete, abbiamo fatto il test PDF, noi prima avevamo il PIL regione, l'abbiamo riprogettato, questo è l'originale. No? Se noi facciamo così, e questo è quello riprogettato da noi in PDF, vedete che è molto simile. Bene, allora il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stata di vostra utilità questa videoguida, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.